Ciao ragazze, oggi sono qui per parlarvi di un utensile fondamentale per la ricostruzione delle unghie, più che per la ricostruzione per il refill, ovvero la fresa. La fresa, eccola qui. Questa fresa è della Nile Freeze. Ecco, e secondo me è una buona fresa. Adesso apro la confezione e vi mostro, diciamo, tutte le particolarità di questa fresa. Allora, dentro la confezione si trova appunto il motore della fresa, va a elettricità, quindi la presa. Adesso la attacco alla presa della corrente così. Lo vediamo. Ok, dentro questo sacchettino e ha la punta, diciamo, cioè base, che questa non serve praticamente a nulla. Bene, poi ha questa, vedete che gira, se, non so se si sente il rumore, comunque ha questa rotellina per appunto la velocità. Poi ha questa base, diciamo, che è di gomma, molto morbida, da appoggiarla durante i lavori, praticamente sul tavolo. Adesso ve la faccio vedere com'è, dovrebbe. Così, ecco. E poi ha tutti i suoi aggeggi. Allora, cominciamo dalla più importante, cioè nel senso, la più importante per chi compra questo utensile, per fare la ricostruzione, ed è praticamente, adesso l'ho spento, ecco, questo è praticamente l'accessorio base che si infila dentro, si dovrebbe, ecco. E poi abbiamo appunto la lima. Questa è grana grossa, meglio grossa. Ecco, vedete? E poi va veloce. Più piano. Ancora più piano. Molto piano. Quasi ferma. E si spegne. Ecco, questa è importante perché adesso io ve lo faccio da spento, perché sennò mi rovino la mia ricostruzione. Va praticamente utilizzata. Allora, cerchiamo una posizione, ecco. Meglio ve lo faccio vedere così, aspettate, così. Ok. Va utilizzata praticamente facendo questo movimento. Questo movimento qui, e poi ai lati questo movimento e via dicendo. Con questa si possono limare anche le unghie, quindi quando andiamo a mettere uno strato, diciamo, se notiamo che c'è un gradino, si può limare. E questa è veramente utile perché è una sostituta praticamente della normale limetta, che diciamo si usa con molto olio di gomito. Questa, quando comincia a diventare un po', quando acquisti, una persona acquista un po' di pratica, è molto semplice da usare. Quindi questa è la funzione base della fresa, diciamo la motivazione più importante per cui io personalmente ho comprato questo utensile. Oltre a questo, dentro alla scatola troviamo anche diversi altri, vedete, questa è la sua scatoletta con i vari utensili. Ecco, adesso prendo questo, che è appunto la fresa per unghie. Per rimuovere le unghie carnate o la pelle morta attorno alle unghie. Così dice la scatola qui dietro, cioè, c'è una lieve spiegazione di come dovrebbe essere usata. Comunque, questa è, si vede,
Perfetto. La cosa fondamentale è che bisogna sempre usarlo dalla parte della... Adesso esce perché non è andando, ecco. Bisogna sempre usarla dalla parte, vediamo se si vede così, sì, della carne, cioè così. Mai da questa parte qua. Uno, perché rischiamo appunto di limare la nostra unghia o la nostra ricostruzione. Due, perché la ricostruzione, voglio dire, non ci importa molto, nel senso che poi la rifacciamo. L'unghia è cioè, un po' un danno, perché se si va a limare troppo viene il gradino. Ma è successo prima di farmi la ricostruzione che ho sbagliato a farla e parlando mi sono distratto, ho limato troppo e mi è venuto il gradino e quindi dopo avevo l'unghia col gradino. Questa va benissimo anche per i piedi, adesso non posso, non vi mostro, non vi faccio assistere a questa scena pietosa. Comunque va benissimo anche per i piedi, per rimuovere pelle morta e quant'altro. Adesso vediamo se vi riesco a farvi vedere qui.